Erika il cane era prima di tutto un amico. Ci siamo conosciuti ai concerti punk che organizzavamo in campagna, fra trulli e vacche, punk rurale. Ci siamo sempre piaciuti perché ognuno a modo suo siamo stati vandali. A Bologna lui, Blu ed altri stavano cambiando l'immaginario della città, un dramma per i bolognesi nemici del degrado. Forse Grottelli sarebbe andata diversamente. Quale scenario più suggestivo e impreparato al macello che avremmo combinato di lì a poco? Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Radiante. Accanto a me in tutto questo volli mia madre e mio padre. Forse non l'avrebbero capito subito, ma avevo la sensazione che si sarebbero divertiti anche loro. Nel 2006 cominciarono i primi esperimenti. All'inizio loro non si chiamavano artisti e io non producevo arte. Avevo però costruito uno studio di serigrafia alla cazzo in una villetta abbandonata che avevano comprato i miei e non avevano mai avuto modo di ristrutturare. Abbiamo un'Erika il cane che sta dipingendo al buio. Lo mostro, eccolo, non si vede perché? Perché è buio, eccolo, avete visto? Sta facendo una cosa sperimentale.